popolo di Radio.Nuovo, buon pomeriggio a tutti, ci siamo. La febbre, no, non quella che ho avuto io perché il Covid, questo, quella, no. La febbre che sale perché c'è il finale di campionato intenso, caldo, rovente, focoso, appassionato, un po' come Alessandro Montano. Buongiorno Marco Giordano, le amiche e amici di Radio.Nuovo, sai cosa non mi erano mancate in questi 7 giorni? Queste presentazioni urlate, che più il tempo che guardo il mixer, i livelli e tutto. Umberto Chiarello, buongiorno, aiutami. Bombi! Tigri di bestia! Bacetti. Madonna, Montano, ti prego, è cominciata malissimo questa giornata. È cominciata adesso con Marco, io posso dire. Fatemi salutare anche Giovanni Annunziata, che è come mi ha detto più di una ragazza, pubblicherò i tuoi video che mi mandi. No, devi stare molto sereno. I tuoi colloqui con Devi, sta, quelli, devi stare molto sereno, devi stare molto sereno. Devi stare tranquillo. Come t'atteggi? Tranquillo, io sono una persona molto timida e riservata. Capito? Molto, 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 molto. Umbi, ci siamo, venerdì, lo senti il fermento nell'aere? Ti stai un po' iniziando ad accalorare per questo Napoli Fiorentina? I fermenti lattici che sono andati nel cervello invece. Che bello, che meraviglia. Oh, Napoli Fiorentina, ci siamo, Napoli Fiorentina. Il primo grande snodo dei due, cioè oddio, dei tre. Fiorentina, Roma e Sassuolo, sono questi i tre grandi ostacoli del Napoli sulla corsa scudetto. C'è qualcuno che mi sta dicendo, una volta cercavi di dare i bacetti alle donne, ora ti limiti a darli a me, e questo significa che sei finito definitivamente. Ma no, ma perché ho una compagna, non posso fare uscite, capito? Una compagna, una santa. Una santa, mi limito a darli a te e a lei, e a Ciro Troise. Che schifo. Specialmente per lei. Pensavo specialmente per Cino. Sarebbe stato divertente. Vabbè, allora, c'è ancora un dubbio che riguarda Osimhen. Perché ovviamente sta. Diciamo che lui vorrebbe esserci. Ovviamente, qual è che giocatore che non vorrebbe esserci? Poi soprattutto Osimhen, soprattutto in una partita del genere, soprattutto dopo che arriva da una settimana di squalifica. Quindi, diciamo che Osimhen vorrebbe esserci, in caso contrario ci sarà Dries Mertens. Ma andiamo subito a presentare il primo ospite di questa trasmissione. Giù il cappello di fronte a un grandissimo del nostro calcio, Giancarlo De Sisti. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, se mi dite così vengo pure domani. No, magari, glielo dico tutti i giorni, De Sisti, così facciamo l'abbonamento. No, scherzi a parte, noi siamo qui a immaginare una volata scudetto di quelle belle, Inter, Napoli, Milan, con la Fiorentina per lo mezzo, per il Napoli, poi ci sarà la Roma, l'altra grande sua squadra, Fiorentina, Roma, e sono le due partite che potrebbero un po' segnare la volata scudetto del Napoli. Le chiedo come preliminare domanda, come sta guardando questa corsa del Napoli, poi ci allarghiamo un attimo. Beh, direi piuttosto bene, partendo dal presupposto che ci sono buonissimi giocatori, che c'è un ottimo allenatore, parliamo della società che sta facendo bene. No, io credo che non credo che tutte le partite adesso sono dei crocevia. Il peccato eppure sta lì a ridosso. Alla fine valgono qualcosa di più. Io non credo Fiorentina possa lottare per l'altissimo vertice come il Napoli. Allora, anche se a Napoli cioè, c'è la superstizione di casa, però voglio dire, se si dice che siamo forti, se si dice che insomma non c'è paura di nessuno, però non si può pronunciare quella parola brutta che porta iella. Tanto la gente lo capisce. C'è la tentazione di è abbastanza matura la squadra del Napoli per tentare questa cosa, poi dopo sai è questione anche di particolari. Umberto Chiarello, la tua domanda, la tua considerazione per Giancarlo De Sisti, prego.
stiamo parlando uno dei miei miti di gioventù, però io ero contro Picchio De Sisti. Ma e come? Lo devo ammettere, e te lo spiego perché. Perché lui in nazionale, agli occhi miei di napoletano amante di Totonno Giuliano, gli toglieva il posto. Però Picchio era un grande, stiamo parlando di uno dei più grandi centrocampisti della nostra storia, il cui erede in nazionale è stato Fabio Capello. Io ricordo ancora i duelli a San Paolo tra Giuliano e De Sisti, straordinari. Ah, sì, il suo erede è stato Capello in nazionale. L'attesa. Prego, prego, si ricorda? No, non volevo disturbarla, no, diciamo le premesse per arrivare a entrare al San Paolo, da voi la spiego, vado avanti lei. No, questa poi mi interessa, la dica, poi parliamo di Capello. Mi dica. No, perché naturalmente la sua sensazione era la sensazione di molti, perché al di là dell'ammirazione o comunque del capire che uno gioca a buonissimi livelli e che è antagonista del loro idolo, però alcune volte che venivo con la Fiorentina venivo accolto un po'. Ed sì, io mi giravo per salutarmi, o a me questa è la cosa che mi aspetta. Allora mi caricava un po', all'inizio si rimaneva male, però in qualche modo mi caricava. D'altra parte eravamo due, no, che credo per anni non si erano aspettata, sapevano chi era De Sisti, poi è stato sempre molto amato da tutti, diciamo la verità. Sì, no, ma no, mi lamento, no, era un grande antagonista Giuliano, ma io ero il suo antagonista, e lui era il mio, sì. E lui era il suo, perché prima di andare, di entrare un po' più stabilmente o assiduamente nella titolarità o quasi, io stavo aspettando, stavo dietro, sì, quindi c'è un momento per tutto. E certo. E infatti poi lei è stato il grande architetto del centrocampo di una delle Italie più forti di tutti i tempi. Il suo posto poi in nazionale lo prese Capello. Oggi, proprio di questi giorni, e questa è la domanda una seria, c'è una polemica in atto feroce tra Capello da una parte e Arrigo Sacchi dall'altra. Tutte e due concordano su una cosa, che il calcio italiano è in grande difficoltà, è in grande crisi, ma le loro ricette sono opposte. Sacchi parla di collettivo, di orchestra, di gioco di cui ci dobbiamo vergognare, ancora questo calcio all'italiana, ancora basato sull'individualismo, ci manca il senso del gioco, il collettivismo, il prendere in mano la partita, che Juve Inter è stato un pessimo esempio di propaganda nel mondo. Dall'altra parte Capello dice: stiamo regalando i nostri principi agli spagnoli, noi non siamo più, vogliamo scimmiottare Guardiola, andiamo a prestare le mode di questa maledetta costruzione dal basso, noi invece dobbiamo guardare alla Germania come modello. E quale delle due posizioni avete più vicino? Guarda, io per aver giocato e anche per aver allenato secondo i criteri vigenti all'epoca, diciamo che sono più vicino a Capello come idea di massima, però capisco che diciamo anche partendo dal basso, come fanno tante squadre che hanno i presupposti per farlo, e c'è un gioco che a volte potrebbe essere stucchevole, ma insomma tu hai la palla, quanti Lidl mi diceva: se abbiamo la palla noi, gli altri non ci fanno gol, quindi è già un passo avanti, no? E diciamo che la verità è sempre nel mezzo. Vedere l'esemplificazione di questi due concetti sono stati espressi l'altra sera a Manchester City, Atletico Madrid. È una squadra se quasi esclusivamente difesa, l'Atletico Madrid. L'altra ha cominciato a fare gioco comunque dovunque, arrivando anche alle conclusioni, quindi non facendo una melina fino a se stessa. Dunque i due giochi sono apprezzabili. È vero una cosa che ha detto Capello, che molti si sono ispirati a Guardiola, molti hanno cercato di imitare Guardiola negli ultimi anni, questo è vero.
Però ecco, sul tipo di gioco, se me lo chiede a me, io sono a mezza strada, ma sono, diciamo, io capisco che prima i difensori devono difendere, i centrocampisti devono filtrare e costruire, gli attaccanti devono segnare. Poi se andiamo armonicamente in maniera equidistante avanti, credo che si possa fare bene con qualsiasi tipo di gioco. Certo. La cosa è certa che l'intensità che vediamo nella Champions o comunque per esempio in Inghilterra e in altri posti è superiore al ritmo che abbiamo noi. Io penso una cosa di massima. E perché questo? Una volta perché? C'era. Perché l'intensità perché? È superiore in Inghilterra, negli altri posti, negli altri campionati? Ma io non. C'è questione di mentalità, è questione di allenamenti, è questione di filosofie di gioco. Noi un occhio di più comunque sia lo diamo alla tattica rispetto ad altri paesi, però poi alla fine insomma, 4 volte campione del mondo è l'Italia, e a Germania, poi 5 il Brasile e gli altri stanno tutti dietro. Cioè, quindi se questo qui, però abbiamo battuto le mani, applaudito Mancini e l'Italia agli europei, cosa che non è successa, vabbè, adesso che siamo fuori dalla mischia è gravissimo. Però ecco, diciamo che la verità è sempre nel mezzo. No, quello che dicevo come concetto di massimo alto, i campionissimi, al numero 2 c'erano una somma di tanti ottimi, e al numero 3 c'era adesso la Malonazza è passata al secondo posto e gli ottimi giocatori sono al terzo, nel senso che il numero è scemato. Questa è una considerazione che bisogna fare. Certo. Capello ha detto anche un'altra cosa, però. Dai, che secondo lui il Napoli è favorito. Anche per lei è favorito o Milan Inter le preferisce? Ma sai che se bisogna avere quale piazza vuoi contentare. Cioè Milan e Napoli sono abituati a vincere, Milan e Inter. A Napoli no, sarebbe meglio che vincesse Napoli, visto che la Fiorentina e Roma stanno ancora sotto. Cioè, per me anche io mi aggrego alle speranze, insomma, sono partite come diceva lei, che Fiorentina, Napoli Fiorentina di domani non segna chi, mi viene da pensare che le partite sono tutte aperte. Il Napoli con tutti i suoi migliori giocatori a Firenze vinse. E vinse molto bene, perché giocò molto bene. Poi in Coppa Italia mancavano 3 violinisti del tipo di Osimhen e Anguissa, lì come si chiama? Anguissa. Che stavano alla Coppa d'Africa. Oh, hanno beccato. Sì, però quale fa testo di gara? Forse fa testo più quella di il campionale. Fatto che il Napoli sa stare in campo molto bene, anche la Fiorentina, però i valori del Napoli sono migliori. Desisti, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Desisti, grazie davvero a Giancarlo. Desisti, un bel, hai visto, ho fatto la sorpresa. Sei contento? Te ne frega niente. Picchio i napoletani. Desì. Però l'ha detto, si no me. Ha detto chiaramente. E no, vabbè, ma quello era il rivale di Giuliano, erano scontri epici, bellissimi, Era un altro calcio. Era un calcio più riconoscibile, su questo non ci sono dubbi. La maggiore riconoscibilità è chiara e netta. Su questo, anche nella semplicità, era più netta la riconoscibilità. Io ricordo un Napoli Fiorentina con Giuliano che distrusse Desisti. 3-0, 3 gol di Gianni Improta, marcato da Merlo, che era un centrocampista forte della nazionale. Sì. Però le statistiche dicono doppietta di Improta e autogol. In epoca moderna sarebbe stato tripletta.
Non lo beccò mai. Vai. Allora dobbiamo andare dal direttore di Ticket One, Amedeo Bardelli. Direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti e a voi e ai vostri ascoltatori. Allora direttore, io vado sul sito, clicco su Napoli Fiorentina e trovo Tribuna Posillipo, disponibilità solo promozione, Tribuna Ospiti superiore, disponibilità media, Curva A, anello inferiore, solo promozione, Curva B, anello inferiore, solo promozione. Che vuol dire? Siamo al tutto esaurito, ce l'abbiamo fatta a fare il pienone al Maradona? Beh, ancora no. Se vedete sul sito i posti ci sono. Ancora sulla curva B e inferiore, la curva A inferiore e la Posillipo nella parte alta. Quindi quello che vedete sul sito è perché sul sito internet si possono acquistare solamente attraverso il codice delle carte digitale. Quanti posti sono rimasti più o meno sui 56.000 disponibili? Guardate, sinceramente non ho il conto a portata di mano, però come potete vedere sul sito non ce ne rimangono molti, qualche centinaio di posti, quindi chi ha voglia di prendersi il biglietto, qualche centinaio di posti sono ancora disponibili. Umbè, ti aspettavi al venerdì che rimanevano ancora 200-300 posti disponibili? Siamo in linea con quelle che erano le tue attese, caro Chiariello? Mi aspettavo un sold out, punto e basta. Mi aspettavo un soldato. Beh, ma ancora la partita è domenica, quindi il tempo c'è. A me aspettavo un assalto alla diligenza, sinceramente. Lei si aspettava più l'assalto? Signori, ricordiamoci che ancora siamo in pandemia, c'è tanta gente che ha ancora paura, quindi chiaramente qualche problemino qualcuno se lo crea ancora. E comunque sono 32 anni che aspettiamo uno scudetto, siamo in lotta, ma Napoli non si vuole svegliare. Io non lo so che ha preso a questa città, però c'è da dire, ne mancano un centinaio, non è che ne mancano una decina di migliaia. Sì, cioè, ma che siamo vicini al sold out. Una cosa tipo Napoli Fiorentina, dopo che hai vinto a Bergamo, io mi aspetto le file lunedì, martedì, che al mercoledì non c'è un biglietto, manca a pagarlo a peso d'oro. Che io sono d'accordo con Umberto, in altri tempi sarebbe stato così. In altri tempi abbiamo fatto sold out in partite improbabili proprio. Io sono d'accordo con Umberto. Comunque i distinti sono stati polverizzati in pochissimo tempo. I distinti tutta la parte gli anelli superiori delle curve. Gli anelli superiori delle curve lo stesso. Esatto, lo stesso. Quindi questo tutto già la scorsa settimana, quindi è stato esaurito. Rimangono le parti inferiori, chiaramente sono quelle con minore visibilità, e quindi chiaramente magari c'è gente che dice va bene, me la vedo in TV, meglio che vederla dal basso. Però è chiaro che partecipare a una festa allo stadio, partecipare con la propria squadra, ci si partecipa anche se la partita non la vedi proprio al top, insomma. Meglio che davanti al televisore. Eh beh, direi di sì, siamo vicini alla possibilità di lottare veramente nel rush finale per lo scudetto. Quindi dottore, come messaggio possiamo dire che mancano poche centinaia di biglietti, curva B inferiore, curva A inferiore e tribuna Posillipo, giusto? Esatto, quindi, ma io prevedo che andremo in esaurimento nella giornata di oggi e domani, credo che poi rimarrà veramente poco, quindi vedrete che ci sarà questo tutto esaurito, io lo spero. Il famoso sold out. Dottore, grazie, buona giornata. Arrivederci a tutti. Grazie ad Amedeo Bardelli, direttore di Ticket One. Pochi secondi e poi andiamo con l'Edito Nuovo. Quindi eccoci tornati in diretta. C'è Umberto? No, non c'è. Sì. Ah, ci sei? Che bello. Sono sempre. Posso mandarti un altro bacino? No. Non ci sei. Montano problemi di interferenze. C'è qualche interferenza? Ma non fare in diretta. Ma che di? È arrivato un messaggio al 380-127-2000 tra gli altri. Ormai sta trasmissione è diventata il bar dell'amicizia tra Chiariello e Giordano. Montano torna presto. Lo sei mandato da solo, monta sto messaggio. Di la verità. Magari. Edito nuovo, andiamo. L'edito nuovo.
il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. Esce benissimo il calcio italiano dall'ennesimo turno di coppe. Io non so se la maledizione del polo artico, ma il Bodo ha un record nella vita di Mourinho negativo per lui. 10 gol, e non è finita qui, perché c'è la partita di ritorno. L'unica squadra che nella sua carriera gli ha fatto 10 gol in una stagione. Perché siamo con i due di ieri, a 7 li prese all'andata di Norvegia, uno al ritorno, altri due li ha presi ieri, ha preso già 10 gol da una squadretta di norvegesi. Ieri Rui Patricio, mamma mia che ha combinato, mamma mia che ha combinato, eppure un portiere internazionale. La Roma è andata in vantaggio, non è stata capace di conservare il vantaggio. L'Atalanta invece, che sta puntando tutto alla competizione, sulla competizione europea della Europa League, che già conta qualcosa in più, parecchio in più di una Conference, che è una coppetta veramente inutile, voluta da Ceferi, ha fatto un bellissimo pareggio sul campo dell'Ipsia. Muriel ha fatto un gol da fuori classe assoluto, straordinario, straordinario, anzi direbbe Sacchi straordinario. Ed è una squadra che si vede che è mentalizzata su quell'obiettivo. Ricordiamo che non andrà in Champions in campionato, ma c'ha la possibilità di recuperare dalla finestra, anzi dalla porta, quello che è uscito dalla finestra, perché la porta principale è il posto di vincitore di Europa League nella massima competizione europea. Ma c'è un ma: in quella competizione c'è una squadra che si chiama Barcellona, che ieri non ha vinto fuori casa, ma si è assicurato quasi il passaggio, perché in casa farà sfracelli quasi sicuramente. Ormai è una squadra lanciatissima per il secondo posto in Spagna, per l'Europa League. L'Atalanta, se è fortunata, potrebbe arrivare in finale e trovarsi il Barcellona. E sarebbe tanto, ma tanto, per la sua storia di squadra provinciale, che sta scrivendo adesso con Gasperini questa grande epopea. Questo è il calcio italiano, c'è poco da fare. Però domenica, tra domenica e venerdì, insomma, c'è un turno di quelli belli tosti, perché il Verona non è avversario rendevole, è ostico. L'Inter in casa col Verona non l'ha vinta la partita già. Non parliamo di Torino-Milan. Il Torino stava battendo l'Inter, ricordiamo la nocchia su Belotti come scandalo clamoroso di questo campionato, ma il Torino per un pelo non ha battuto l'Inter, perché non potrebbe ripetersi con Milan. Ricordiamo che la Fiorentina al Maradona già ci ha vinto in Coppa Italia, anche se nei tempi regolamentari era finita 2-2, ma anche se finisse 2-2 per noi sarebbe una tragedia, perché significa perdere due punti in un momento topico. Quindi sono tre avversari per le tre imperfette condottiere del campionato, tutte da prendere proprio con le molle, con le pinze, ditelo come volete. Perciò dobbiamo stare con l'allerta massima, perché questo turno potrebbe avere qualche altra turbolenza importante. Che vincano tutte e tre non è per nulla scontato, e che tutte e tre facciano dei filotti buoni non è per nulla scontato. Quindi allacciate le cinture di sicurezza e preparatevi all'ennesima turbolenza di questo volo di campionato di Serie A, che francamente non ha un bel aereo. Pochi secondi, informazioni sul traffico, ripartiamo. Oh, rieccoci. C'è già il nostro prossimo ospite, sì, è un grande piacere avere con noi Andrea Santoni, il Corriere dello Sport. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao a voi, come state? Molto, molto bene, in fervida attesa. Prima ci lamentavamo, pensa a che livelli siamo arrivati, con Amedeo Bardelli, che è il direttore di Ticket One, l'uomo che gestisce la bigliettazione, no? E ci diceva, sì, ma per Napoli-Fiorentina sono rimasti 200-300 biglietti, non di più. Ma noi ci siamo rimasti un po' male. Speravamo che già fosse tutto sold out, invece al venerdì sono rimasti 200-300 biglietti, che ripetiamo essere di Tribuna Posillipo, quindi tra virgolette il settore più nobile dello stadio. La curva B e la curva A però negli anelli inferiori, quindi quelli dove la partita non è che si veda proprio meravigliosamente, quindi sono rimasti biglietti più costosi e quelli dove la partita si vede un po' meno bene rispetto agli altri settori. Però ci diceva Bardelli, io sono convinto, rispetto a quelle che sono le nostre stime, che pure questi ultimi biglietti verranno venduti, tanta è la voglia comunque dei napoletani di andare
allo stadio, anche tu ti aspetti la grande occasione, ma, ovviamente. Ma sì, mi pare tra l'altro che sia una febbre che sta attraversando non soltanto Napoli, ma insomma anche tutte i luoghi dove si gioca quello scudetto, anche a Milano vedo c'è grande mobilitazione, insomma mi pare normale che Napoli si voglia vivere questo mese, questi ultimi due mesi di campionato in una zona straordinaria, con il sogno a portata di mano, insomma credo che l'apporto della gente di Napoli non mancherà sicuramente alla squadra di Spalletti. Stavi parlando appunto di 200 biglietti, diciamo. Se pensi soltanto alla situazione di qualche mese fa o della stagione scorsa, insomma, no, veniamo da esperienze difficili, da momenti molto complicati, insomma la fiamma non si era riaccesa, i rapporti inizialmente tra i tifosi e la squadra non era ripartito subito, ma mi pare che adesso siamo tornati come giusto che sia, visto il momento che sta attraversando la squadra, siamo tornati al grande amore, insomma la grande passione legittima tra l'altro. Certo. Umberto, prego. Sì, la passione sta tornando, ma noto comunque che lo scetticismo prevale sulla passione, perché a Napoli non c'è lo stesso clima del 2018. Nel 2018, paradossalmente, vincere lo scudetto era più difficile di quest'anno, perché c'era la Juve cannibale come rivale e c'era grande convinzione ed entusiasmo. Quest'anno vedo che i fatti di Firenze, Fiorentina, Napoli, Inter, Juve e il Napoli-Verona di quest'estate, di quest'ultima di campionato precedente, hanno creato molto scetticismo nella tifoseria napoletana. Lo si avverte proprio nell'aria. Fanno bene i napoletani a non illudersi, o forse c'è un clima troppo pessimista? Andrea. Ma guarda, io è difficile giudicare, soprattutto non vivendo la città eccetera. Io penso che più in generale, devo dire, tenere la testa completamente dentro a questa dimensione, alla dimensione sportiva, alla dimensione della passione, tenere completamente, come dire, l'anima rivolta a un sogno meraviglioso come può essere lo scudetto. Tu hai fatto riferimento al 2018, è passata un'area geologica, siamo rintronati alla pandemia, siamo rintronati alla guerra, insomma stiamo vivendo veramente un momento molto molto complicato, molto complicato. Ora poi tornando nelle cose del calcio, della passione, appunto del sogno scudetto, io non lo so se sia, come dire, scetticismo, se sia paura, tra virgolette, di vivere nuovamente una grande illusione. Forse sarà un mix di tutto questo, penso. Credo che tu dici, forse 2 anni fa era ancora più difficile, 4 anni fa era più difficile e c'era tutto sommato più passione. Forse quel passaggio lì è, come dire, brucia un po', quindi forse c'è più che scetticismo, c'è, non so, insomma un po' di sana scaramanzia, non lo so, ecco, non lo so. Però mi pare, insomma, ecco, mi pare che il modo di stare accanto alla squadra della gente adesso sia appassionato, insomma. Bergamo, ho visto delle scene, cose, situazioni, e poi insomma lo stadio che si riempie ha un significato, insomma, al di là dei 200 biglietti che mancano. Io penso che Napoli veramente sia in corsa co-
come raramente è successo negli ultimi anni, forse di più secondo me rispetto al passato. La squadra è stata costruita, l'allenatore ha fatto un lavoro straordinario, la squadra ha saputo assorbire quello che teoricamente qualche tempo fa sarebbe stato inconcepibile, cioè l'addio del capitano. No, noi sappiamo benissimo cosa significhi a stagione in corso una situazione come quella di Insigne. Voi come immaginate in altre piazze, no? Abbiamo vissuto queste situazioni, eppure insomma la squadra è stata capace, l'ambiente è stato capace di gestire, il giocatore pure mi sembra sia stato capace, insomma tutti hanno recitato il proprio ruolo nella maniera più produttiva possibile, e quindi ora siamo qui a no, è chiaro. Ultimi Andrea, fammi dire una cosa che è importante, perché Osimhen ha svolto l'intera seduta in gruppo, quindi possiamo dire tranquillamente che se Spalletti vorrà farlo giocare titolare contro la Fiorentina, Osimhen può giocare. Se ha fatto oggi l'intera seduta in gruppo, sta una favola, ma non c'erano molti dubbi sul desiderio veemente di Victor Osimhen di esserci dal primo minuto contro la Fiorentina. Di Lorenzo ha fatto piscina e palestra. Non mi stiamo non visto da poco. Ecco. Malqui personalizzato in palestra e in campo, Petagna e Onassa hanno svolto allenamento personalizzato, vabbè, terapie. Quindi Malqui potrebbe non farcela, Di Lorenzo non ce la farà. Insomma, il Napoli ha come terzino destro puro il solo Zanoli, che comunque contro l'Atalanta ha dato bella prova di sé. Osimhen ce la fa, la Fiorentina invece come ci arriva a questa partita, Andrea? No, la Fiorentina ci arriva con 50 punti, con 20 punti più della stagione scorsa a questo punto, quindi ci arriva in una maniera inimmaginabile soltanto qualche mese fa. Una lacuna importantissima in mezzo del campo, il cervello e ragionatore della squadra, che è Torreira, che sarà sostituito da Amrabat. Per il resto insomma la squadra sta abbastanza bene, manca anche Dio Zola, che è stato protagonista nella prima fase della stagione. E poi davanti, mentre tu mi stai dando la notizia che riguarda Osimhen molto positiva, Fiorentina arriva con un ballottaggio tra Cabral e Piontek. Io penso le ultime davano Cabral in vantaggio, anche perché Piontek è tornato dalla nazionale con una ferita, con dei punti di sutura a una caviglia, insomma sono quegli incidenti fastidiosi, insomma, più che da superare, perché insomma danno dolore, danno poca libertà nel gioco. E questo è insomma Fiorentina sull'aria dell'entusiasmo, con la testa, col sogno europeo. Ecco, ma sarà un sogno o una pressione? Perché è vero, quest'anno il Maradona non è stato inespugnabile anche per tante squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico della Fiorentina, però la Fiorentina è lì, che si sta anche giocando un piazzamento importante per l'Europa, che si sta giocando comunque un piazzamento importante in Coppa Italia. Verrà con la mentalità di quella che ci può provare senza troppe pressioni, oppure con la consapevolezza che un risultato, anche un pareggio, può essere determinante per la lotta europea? No, ma certo, guarda, allora la Fiorentina, questa Fiorentina, questo l'italiano di adesso è sempre, diciamo, fedele a se stesso, c'è un giovane tecnico dalla fortissima ambizione mai nascosta, peraltro, che durante questa stagione secondo me ha iniziato a imparare anche da alcuni errori, no? Che sono connaturati al fatto di un tecnico di sicuro avvenire, ma che si è affacciato alla grande ribalta da poco. Quindi insomma, diciamo, è forse una Fiorentina un po' meno spregiudicata rispetto all'inizio, ma la mentalità e la veemenza, insomma la voglia di risultato che ha animato la squadra, spronata dal proprio allenatore, quella non mi pare cambiata. Io penso che la Fiorentina, a questo punto di vista, che è sicuramente inferiore di gran lunga rispetto al Napoli, andrà a Napoli insomma cercando sicuramente un risultato positivo, senza speculare. In fondo, ripeto, ha già raggiunto
un traguardo impensabile, che è appunto quello dei 50 punti in questa fase della stagione. Quindi penso ci siano tutte le premesse per un grande match, insomma. Umberto, ne hai un'ultima per salutare Andrea? Giornata turbolenta l'ho definita prima, perché Verona, Torino e Fiorentina non sono ostacoli morbidi per tre squadre perfette. Quale delle tre avversarie può essere l'ostacolo più alto? A me piace tanto il Verona, mi piace tantissimo, però fare una squadra che ha vissuto questa stagione in crescendo. Tudor, che le male lingue insomma dicevano davano come tecnico occulto della Juventus della gestione Pirlo, che ha dimostrato di essere un allenatore molto concreto, e quindi penso che quella sarà sarà l'avversario meno banale da superare, secondo me. Bene così, Andrea, ovviamente grazie per essere stato nostro ospite. No, a voi. Grazie, grazie. State bene, buon lavoro. Ciao. Grazie ad Andrea Santoni del Corriere dello Sport. Pochi secondi, stop and go, ripartiamo. Rieccoci, tornati in diretta. Che succede? Umberto, dove sei? Dov'è? A voi, bestiaccia. Sei contento che c'è Osimhen? Sei contento che c'è Osimhen? Osimhen, cioè, però l'avevi detto io. Ma che fai? Prevedi il futuro? Parli coi morti? Che fai? Parli coi morti. Parlo con te tutti i giorni. Ma no, ma io mi sento di essere una persona particolarmente viva. Comunque, zombie. Stando ai ben informati, e così introduciamo anche il nostro prossimo ospite, De Laurentiis avrebbe deciso, ovvero vende il Bari e non il Napoli. Cioè si tiene il Napoli e cede il Bari. Io l'ho sempre detto. È vero? Parli, quindi continui a parlare con i morti. Complimenti. Aurelio è vivo. Sei tu che parli con i morti, mica lui. Scusami. Vabbè, Alessandro Giudice. Alessandro, buongiorno. Alessandro. Buongiorno a voi. Buongiorno Al. È giusto se questa poi sarà la decisione finale di De Laurentiis? Giusto vendere il Bari e tenersi il Napoli? Non lo so, dipende quanto gli danno per il Bari e quanto gli danno per il Napoli. Questo non se fa questa scelta. Non ritenendo De Laurentiis uno stupido, penso che sia la scelta per lui più conveniente. Questo non chi può dirlo. Certamente le cifre saranno diverse per il Napoli e per il Bari, però non so neanche se lui oggi, cioè non sappiamo quali trattative eventualmente, se ce ne siano, De Laurentiis per il Napoli e per il Bari, quindi faremo a vedere. Ma per una famiglia con le potenzialità come quella dei De Laurentiis, in molti dicevano ma vedrete, si terrà il Bari perché comunque è più confacente per una questione di costi, di mantenimento degli standard e così via, a quella che è la dimensione della famiglia De Laurentiis. Però invece queste notizie vanno in controtendenza. Io non credo semplicemente perché col Napoli si guadagni di più, anche perché i rischi a tenersi il Napoli sono anche maggiori, o no? Cosa si intende per guadagnarci? Perché in realtà nessuna società di calcio ti fa guadagnare nel continuo, almeno nei modelli proprietari italiani. Semmai ti fa guadagnare quando decidi a un certo punto, quando hai l'occasione per monetizzare e vendere. Quindi e non c'è dubbio che il potenziale di guadagno in senso assoluto col Napoli sia superiore che col Bari. Il Bari oggi è una squadra di Serie B, se la porta in Serie A magari potrebbe fargli guadagnare molto, però il problema poi si ritaglia nella questione Lotito, no? Perché se poi dopo non puoi tenere due squadre di Serie A riconducibili alla stessa famiglia, io credo che a un certo punto se una proprietà ha delle ambizioni di risultati con una delle due o con entrambe le due squadre che possiede, prima o poi una scelta debba farla, altrimenti si finisce poi come la Salernitana di Lotito. Umberto,
Vuoi andare subito sulle questioni del fair play finanziario, il nuovo salary cap, eccetera, eccetera, o vuoi continuare su questo tema? Mi interessa poco. E allora andiamo avanti. Perché non c'è niente in questo momento, è aria fritta. Addirittura l'intervista che abbiamo fatto noi a Luigi De Laurentiis è stata travisata in un modo pazzesco. Ho letto siti che hanno scritto De Laurentiis pronto a dimettersi, a lasciare la presidenza al figlio. Cose mai dette, mai sentite. Il buon Luigi ha solo detto che ora ha fatto un lavoro diretto di 4 anni, che se dovrà assumere incarichi in futuro importanti, adesso si sente pronto. Punto, niente di più, non ha aggiunto altro. Quindi aspettiamo di capire. Come dice giustamente Alessandro, dipende dalle offerte che perverranno. Se qualcuno offre un miliardo per De Laurentiis per il Napoli, io penso che lo venda. Per 300-400 milioni no, se offrono per il Bari 100 milioni lo vende, se gliene offrono 20 no, quindi è tutto da capire, quindi chiacchiere inutili. Invece sul fair play non sono chiacchiere, sono fatti. Il nuovo fair play prevede un qualcosa che per le italiane è molto difficile, un immediato contenimento del costo dei salari al 90% dei ricavi, con prospettiva futura di arrivare entro il 70%. In Italia sono pochissimi club pronti a questa cosa e il Napoli non è tra questi. Dico bene? Alessandro. Sì, dici benissimo, e purtroppo ti devo, come dire, devo integrare la tua, cioè non è solo il costo dei salari, è anche il costo dei salari più il costo del mercato, quindi io ritengo che siano gli ammortamenti, non è chiaro da quello che ha detto ieri Cefani, però insomma non possono che essere gli ammortamenti. Le plusvalenze, beh, questo non è chiaro, ma io penso di sì, perché nel vecchio fair play finanziario le plusvalenze contavano, quindi sarei sorpreso che non vengano considerate. In ogni caso, per questi piccoli aggiustamenti bisogna aspettare che l'UEFA pubblichi le regole, il sistema di regole, come era il vecchio fair play finanziario. C'era un documento che codificava queste regole in maniera molto puntuale, ancora noi quest'oggi non ce l'abbiamo, però sicuramente penso che quello che diceva Umberto per le italiane, che oggi sono quasi tutte fuori dai, sarebbero se si prendessero i risultati del 2021 e se il fair play finanziario nuovo fosse in vigore oggi, sarebbero molte delle italiane fuori dai parametri. Chiaramente il fair play finanziario si applicherà fra due anni, i fatturati possono salire, i costi possono essere contenuti e tutto può cambiare. È chiaro che c'è chi deve fare un po', è come quando, cioè, se io devo perdere 15 kg devo fare una certa dieta, tu ne devi perdere 2, forse magari la dieta che facciamo non sarà la stessa, quindi questo è evidente. Il problema vero è, secondo me, è duplice. Primo, l'UEFA ha rivisto le regole. Consentitemi di fare una piccola postilla. Io anni fa scrissi, 2 anni fa, nel mio libro, e poi ho scritto anche sul Corriere dello Sport, definì il fair play finanziario vecchio una regola stupida. Perché una regola stupida? Perché un pareggio del bilancio di per sé da solo non è una garanzia che una società stia andando verso la virtuosità o verso la creazione di valore finanziario, perché io posso anche per un certo numero di anni investire e perdere soldi sapendo che poi dopo quegli investimenti mi ritorneranno in futuro, mentre questo il fair play finanziario non lo consentiva e anzi impediva gli investimenti soprattutto a chi era nella fase iniziale del ciclo di espansione. Per questo che ho sempre considerato il fair play finanziario uno strumento di potere che consentiva di mantenere lo status quo, cioè di mantenere il vantaggio competitivo che avevano i top club internazionali e in questo modo creare una barriera a chi volesse investire. Perché se un azionista danaroso voleva comprare il Napoli, un azionista molto facoltoso, avesse deciso di far diventare il Napoli come il City, avrebbe dovuto nei primi anni investire un bel po' di soldi perdendolo. Questo sarebbe entrato in conflitto per alcuni anni con la regola del finanziario. Quindi era una regola, secondo me, abbastanza tendenziosa. L'UEFA si risentì di questa definizione
mi scrisse una nota ufficiale in cui disse che non avevo capito niente, perché non avevo capito l'importanza del fair play finanziario, e definirlo una regola stupida dimostrava che non avevo capito niente. Però oggi sta di fatto che quella regola è stata cambiata e che il fair play finanziario nuovo è abbastanza diverso da quello che era, ed è stata cambiata, attenzione, proprio nel senso che dicevamo, perché il nuovo fair play finanziario che prevede questo limite, questo tetto alle spese per la rosa, in realtà ha molto allargato le maglie delle perdite che si possono sostenere, per cui da 30 l'hanno portato a 60 milioni lo sforamento di bilancio, e addirittura può arrivare a 90 milioni in alcuni casi se ci sono delle condizioni, che praticamente significa che se la nuova proprietà sta investendo. Quindi tutto sommato, ecco, consentitemi di dire, 2 anni dopo, che forse insomma i conti sono tornati. Diciamo, il Red Rationem in qualche modo è arrivato, però meglio tardi che mai. Io sono contento che l'UEFA abbia in qualche modo ricalibrato quello, non è che ne faccia una questione di orgoglio personale, assolutamente. Certo che ora però sorrido quando sento parlare in giro di salary cap, perché ho visto molti titoli che parlano di salary cap. Questo non è un salary cap, perché salary cap è quando tu mi dici potete spendere per la rosa 200 milioni, e allora quello è un salary cap. Non puoi spendere più di 200 milioni, allora quello è un salary cap. Ma la verità è che il salary cap in quel modo, cioè il salary cap rigido che fissava dei limiti quantitativi precisi, non è passato. Lo voleva l'UEFA, ma non l'hanno voluto i grandi club, che non a caso dicono: ma siete matti, cioè volete che noi ci mettiamo sullo stesso piano degli altri? Allora io che fatturo 800 milioni devo spendere quanto quello che ne fattura 200, non sia mai. Allora hanno introdotto questa regola del salary cap flessibile, diciamo, se vogliamo mantenere la definizione di salary cap, secondo me totalmente inappropriata, cioè del tetto in percentuale di ricavi, che ovviamente non cambia nulla, cioè chi fattura di più continuerà a spendere di più, chi fattura di meno dovrà adeguarsi e quindi dovrà cedere i giocatori, non potrà permettersi di acquistare i grandi campioni molto costosi, magari vedrà partire qualcuno a parametro zero, perché a un certo punto non potrà permettersi di nuovo. Questo è quello che accadrà, a meno che il calcio italiano, ma questa è una speranza che io nutro sempre, diciamo che di speranza vive, di sperato muore, che il calcio italiano non riesca a imboccare la via virtuosa della crescita dei ricavi per tutti, che significa che a quel punto il movimento riesce a invertire quella involuzione che finora ci ha portato, perché è una spirale: io fatturo meno, quindi spendo meno, quindi ho una rosa meno competitiva, quindi la Champions League non la vinco più, la vincono gli altri, se la vincono gli altri prendono più premi e quindi aumenteranno i loro ricavi, quindi lo potranno spendere di più e quindi io invece non posso. E quindi saranno sempre quelli che hanno più fatturato e più, cioè sono fatturati, che si autoalimenteranno. E interrompere questo ciclo non sarà facile, non sarà per niente facile, però il calcio italiano secondo me deve farlo a livello di sistema, e purtroppo amaramente devo constatare che questa strada non si imbocca. Mi dici veramente in un minuto, se puoi, perché poi mi devo fermare, come è messo il Napoli in questo ginepraio? Allora, il Napoli non era messo male. Chiaramente la pandemia, il Covid, ha scombinato un po' le carte. Oggi il Napoli ha un rapporto abbastanza alto, quindi è fuori dal tetto dell'UEFA. Tenete presente che questa cosa, diciamo, poi andrà rivista nel tempo, perché purtroppo io ho preso i fatturati 2021, perché quelli avevo, certo, i fatturati 2021 sono un pochino inquinati, come sono inquinati i posti della rosa, quindi è un'indicazione, non va presa come la Bibbia. Certo che il Napoli ha un fatturato più o meno come quello del Milan, e quindi dovrà mantenersi su quell'ordine di grandezza di costi. Bene così, Ale, ti ringrazio come sempre. Grazie a voi. Oggi è la giornata nella quale sono costretto a dare ragione a Chiariello, che anche su questo tema ci aveva visto abbastanza lungo. Sono costretto a darti ragione pure su questo tema qui. Vabbè. Dov'è? Pietro De Concilis. Eccolo. Ci sei? Ci sono, che ci meraviglia. Sono. Devi dare per forza ragione a Umberto. Ma che di cosa, Umberto, ti sorprendi? Ma è una rarità che ci abbia ragione. Cioè, una rarità. L'hai chiamato per dare valore alla tua trasmissione. Beh,
Vai. Andiamo perché sentivo voi parlare chiaramente di tensione nell'aere all'inizio della vostra trasmissione e anche qui si respira una certa ansia, una certa attesa in vista di Bari Avellino. Mancano appena 2 giorni a questo big match, allora proveremo a prepararlo, a cercare di condirlo insieme a un ospite molto importante che anche lì a Napoli ricorderete bene, perché mise anche una mano al collo a un certo Scarlato, ma non riveliamo il nome. Oddio. Perché già avete capito, nel derby del 2005, quindi fra pochissimo, al pomeriggio da Supereroi, dalle ore 14. Grazie, grazie, buon lavoro a te e ovviamente all'ottimo Dino Manganiello. Pochi secondi per noi, invece ripartiamo dallo speciale Napoli, cercheremo di capire come scenderà in campo il Napoli, quali sono le sensazioni della vigilia, come ci si appropinqua a questa gara fondamentale contro la Fiorentina e poi cercheremo come sempre di chiudere anche con un sorriso. A tra poco. Rieccoci tornati in diretta speciale Napoli. Quanto manca? Tu che sei bravo a fare i countdown, Montano, tu che ne hai fatto... Ne ho uno che lo sto seguendo con una certa calma e anche con una certa tensione. Ma grande gioia, questo va detto, anche grande gioia. Comunque mancano sì e no 44 minuti 43 tra un paio. Ore. Ah, tu parli, io pensavo della della comunicazione. E che dici? Guarda quanto manca la partita. Mancano quasi 48 ore filate, sì, 49 ore. 49 ore, 48 ore e 50 minuti, 58 minuti. Chiarello, lo sei, lo senti? L'ansia che cresce, non te ne frega niente, mamma mia, ma non puoi essere così insensibile. Come fai a essere così freddo, cinico, distaccato? Dov'è? Niente. È talmente distaccato che se n'è andato. Interferenza. Ma ti puoi mettere a fare le pernacchie? No, è interferenza sulla linea. Che vuol dire? Sei freddo, sei cinico. Togli l'audio al microfono di Giordano, facciamo la trasmissione fatta bene. Ma come ti permetti? Ma io non lo so. Ma mi tratti malissimo, ma non è una bella questa trombetta da Beetlejuice, non è però bello, hai visto che... Ma te la guardare, lo spiritello maligno, tu spiritello maligno, quello stesso capoccione, spiritello, là, maligno. Guarda. Spiritello maligno. Vabbè, Beetlejuice è un gran bel film, tra l'altro. Sì, no, ma io non vedo molti, sono sincero. Non vedi niente, che sei una bestiaccia. Esatto, Francesco Modugno, giusto per aumentare il tasso di uomini senza capelli in questa live. Francesco, io stava per piangere, sappilo, si è emozionato. Perché? Quando ha intervistato a Luigi ci mancava che si abbracciavano con le lacrime tutti e due. Ma non è vero, Modugno è un ha fatto un'intervista bellissima. Vabbè, che abbiamo fatto un'intervista bellissima, non c'è dubbio, Modugno. C'era molto emozione. Grazie, però Umberto ci ha visto giusto, nel senso che a Luigi ho detto: guarda, lui o mi abbracci prima dell'intervista o dopo, durante è complicato. Perché quando gli sono andato incontro, lui era così emozionato, aveva bisogno di volti amichevoli con i quali condividere una gioia importante. Subito mi ha stretto, io ho detto: lui aspetta, o prima o dopo, durante, infatti per tutta l'intervista comunque mi viene il braccio. Luigi è molto diverso, è molto diverso Luigi dal papà. Il papà è un personaggio incredibile, ma Aurelio non è un tipo empatico, semmai simpatico, perché poi lui è così, o è simpatico o antipatico, non conosce vie di mezzo. Luigi invece mi dà l'impressione di essere una persona molto empatica, o mi sbaglio? Io l'ho detto spesso parlando con qualche amico: se devo andare a fare un weekend, il papà lo porto sempre con me. Cioè, il papà nei 2 giorni, se sta dritto, è una risorsa. No, famiglie, è un istrione pazzesco. Una compagnia straordinaria. Due giorni. Io una sola volta ci ho pranzato insieme, e mi devi credere, a Roma ha reputato in un ristorante, una cosa pazzesca. E c'era Chiavelli che diceva come un pazzo, diceva, ma lui è sempre così. Sì, ma è capitato diverse volte a cena così. Poi è chiaro, prende il sopravvento in certi momenti. Il ruolo ma ti fa mettere la scuola, ma è peggio il Giordano, guarda, ti fa mettere la scuola. Ma io non parlo mai. Poi ci sono le spigolature di tutti noi e chiaramente ci sono anche le sue, però un weekend di grande leggerezza, il press me lo porto, cioè lo voglio con me, ecco.
Sì, siamo tutti d'accordo su questo. Luigi invece, Luigi c'ha un bel carattere, o mi sbaglio? Mi pare proprio una persona molto gradevole proprio. Gradevole, molto gradevole, intelligente, di visione lunga, anche lui si sta appassionando al calcio. Ragazzi, lui è laureato in California, è laureato in California in Business Administration del cinema, cioè, non stiamo parlando di un bingo pallo qualsiasi. Guarda, sintetizzerei tutto con un'espressione: Luigi è uno che conosce il mondo, è giovane, ma sa stare al mondo, se lo sa godere, sa viverlo. Poi alla gioventù. E intanto a Napoli tu non fai altro che dire gente che dice: ma quando ve ne andate? Ma quando ve ne andate? Io esco pazzo di fronte a sta cosa, guarda. La storia e il tempo poi aiuterà a dare giudizi più veritieri. È chiaro che il giorno in cui dovesse accadere arriva, non lo so, al Tani, con la forza dei suoi petrodollari. C'è qualcuno che dirà: adesso sì che, ma non è detto che poi arrivi uno così, tra l'altro uno disposto a spendere come adesso non fa più nessuno, nettamente. E forse ti dico, non è neanche più possibile nel calcio, perché adesso col piano della sostenibilità finanziaria diventa più complicato, cioè i soldi ne puoi avere quanti ne vuoi, però c'hai i vincoli e paletti che, se rispettati, Francesco, non lo so quanto può. Tu hai partecipato, se non sbaglio, come bordocampista alla promozione del Benevento, della Salernitana e del Bari? Tutte e tre? Sì. Qual è stata la più emozionante? Posso dire che mi vogliono bene. No, lascia stare che una volta un allenatore mi disse, potrei, magari dal dialetto si capirebbe, mi disse: ho fatto 7 bordocampi con te, ho vinto tutte e 7. Ci aveva messo pure le amichevoli estive. E io gli dissi: guarda, lascia stare che poi il giorno in cui perdi la partita dici che è colpa mia. Ecco, tanto la storia del porti bene e porti male. Ecco, di queste tre promozioni, qual è quella che hai vissuto, che hai sentito molto emozionante? Questa, là ti ho visto un po' provato, a Latina. No, perché guarda, c'era una grande emozione. Allora ti dico, a Bari ho trovato un ambiente che non pensavo così grande in termini di passione, di coinvolgimento. Cioè ti dico, i 25.000 di Bari Andria in Serie C sono un fattore emotivamente che chiaramente è piacevole da vivere. Salerno ha uno spirito identitario, una voglia, una forza che è travolgente e contagiosa, e Benevento, ti dico, ti dà sempre il senso della favola, perché nella serenità, nella quiete, anche nei silenzi, no, sobri di Benevento, poi quando il Benevento ha vinto si è accesa una città che non pensavi potesse avere quei colori, quelle sfumature. E quindi, e poi da una parte Luigi l'ho visto emozionato, vigorito come un bambino a dispetto dell'anagrafe, e Salerno viveva un periodo storico di grandi tormenti, e adesso invece ha una proprietà bellissima. Veniamo alla attualità. Mi son fatto pure Lecce, che non è male. Che non è male. Che non è male. Anche bella piazza. Bella piazza. Poi tra le altre cose Lecce è bellissima, lasciatemelo dire. Diciamo che per giurisdizione sotto Altevere mi toccano tutte. Hai visto? Il Frosinone non ti è capitato, il Frosinone? Non l'ho raccontato, no, nessuna promozione. L'altro deve essere fatte tutte. Veniamo veniamo a Osimhen, ce la fa, gioca, sì. Guarda, c'è stato solo un attimo nel quale ci sono stati grandi dubbi, quando si è fatto male. In quel momento si è spaventato molto, cioè quando pensava di essersi fatto male si è spaventato molto, e c'è stata una reazione emotiva di chi in quel momento ha paura, legittimo, però
poi subito dopo, tranquillizzato dai medici, visitato chiaramente, già facendo i massaggi delle prime terapie, si era acquietato anche lui, tant'è che arriva a casa e fa quel messaggio di chi ormai già sa di non avere grandi problemi. Ieri gli accertamenti hanno escluso ogni tipo di lesioni, oggi si è allenato in gruppo, insomma è un percorso, anzi ti dico anche accelerato, perché oggi da previsione avrebbe potuto probabilmente fare anche un lavoro a parte personalizzato, però sì, infatti pensavamo che oggi facesse lavoro a parte, pensavamo sì, però sai, con Victor è così, Victor non lo tieni, Victor è entrato in campo e tu sto bene, vai. Beh, uno così non bene, ha ragione, uno così non lo tieni, Umbi, non lo tieni uno così. Che vuoi tenere? E che vuoi tenere? Che ne so? Uno così non lo tieni, c'ha ragione Modugno, ma che meraviglia. Uno così non lo tieni. Ma più che altro Francesco invece di Lorenzo per Roma, per la gara con la Roma, per dopo la gara con la Roma, perché l'altra volta parlavamo anche col collega Ciro Troise, cioè se uno come di Lorenzo ti dice che sta bene parte titolare contro la Roma, perché è un altro di quelli che non puoi tenere. Di Lorenzo è nel suo ruolo in questo senso tra i migliori interpreti europei. E quindi se sta bene di quelli che gioca. Poi è anche vero che Alessandro e Zanoli, visto a Bergamo, ha rassicurato un po' tutti. Però il ragazzo intelligente sa bene che paradossalmente la seconda e ancor più la terza sono più complicate della prima. Esatto, esatto. Perché la prima la giochi su quelle energie nervose che hai dentro, su quella voglia, su quelle attenzioni che anche i compagni ti riservano particolarmente, di protezione, di incoraggiamento. Ma anche gli avversari che non sanno quasi come prenderti. Sì, e poi la giochi in trasferta. La giochi in trasferta, il Maradona è un'altra cosa, il Maradona dei 50.000 fa paura anche a salire le scale, cioè, Umberto lo sa, ne abbiamo visti i giocatori che si nascondevano per non farsi dare la palla. Zanoli ha personalità, ha freddezza, però è chiaro che adesso comincia per lui una storia diversa, che ti dico anche io che sono abituato a vederlo quotidianamente, questa settimana lo guardavo, mi sembrava un altro, perché anche io mentalmente ho switchato, cioè sono passato da Zanoli il ragazzino che crescerà a Zanoli, oddio, un giocatore di pallone. Te lo ricordi qualche giocatore che aveva paura di farsi dare la palla al Maradona? Umbè, no, non te lo ricordi. Te lo ricordi? Tantissimi. Ho capito. Vabbè. Tantissimi. Uno in particolare che ti posso dire, Pasino per esempio. Rubens Pasino, mamma che hai cacciato. Vabbè, detto questo, vi fa piacere salutare Monica Scozzafava? Immagino di sì. Monica, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo con Modugno e con Chiariello. Se vuoi caccio uno dei due. Lei ha capelli per tutti. Lei ha capelli per tutti, sì, è vero. Questo è vero. La signora Monica Scozzafava. Perché per forza devi sottolineare la mia età. Ma non voleva sottolineare l'età, Modugno. Ma che dici? Dai, Monica, voleva essere un cavaliere, voleva essere carino, no? La signora riguardava i tratti di classe ed eleganza, Monica. Esatto. Questo povero uomo che vive una vita molto campo. Poi devi capirlo, lui vive su un campo di pallone, è complicato. vabbè. Quello rozzo sono io. No. Per una volta me la sono scansata. Per carità, io mi consento di dire certe cose perché c'è confidenza oltre che stima, ecco, soltanto così. No, ma è chiaro che siamo tra amici. Monica, aspetta, devi racconti i fatti nostri. Monica e il marito sono i miei testimoni di nozze. Il marito e Monica, ecco. Il marito e Monica, abbiamo invertito. Il marito e Monica. Proviamo. Lei si è dissociata. Ci ha provato a dissociarsi, almeno. I miei sentimenti sono 50-50 per entrambi, quindi per me sono 50-50. Non c'è gerarchia. Quindi non è come di Lorenzo con Zanoli.
Non c'è gerarchia. Bene così. Monica, a proposito di Lorenzo, che non ci sarà, di Osimhen che ci sarà, di una tensione che cresce o non cresce. Prima Umberto diceva, io percepisco una città dove prevale ancora lo scetticismo all'entusiasmo. Hai la stessa sensazione? No, sinceramente no. Ritrovo piuttosto un entusiasmo più maturo, una aspettativa tra virgolette un po' più seria, un po' più pensata, un po' più consapevole. Però no, entusiasmo c'è, anzi lo trovo più sobrio come entusiasmo, se di questo dobbiamo parlare. Però io lo riscontro. Modugno? Trovo un entusiasmo evoluto, maturo, e lasciami dire europeo, come questa città che sta crescendo ed è cresciuta è in questo momento. Vedo e leggo ogni tanto di nostalgici di un tempo molto andato che ancora si ostinano a voler rappresentare Napoli con Pulcinella e il Putipù e che evocano sentimenti e storie di un Napoli lontano, di Maradona, perché quello di carne e ossa e questo di plastica. Io onestamente lo dico con grande rispetto, vedo una città che si sta godendo questo momento con l'intelligenza, la sobrietà e la voglia di condividere il suo stato d'animo e godere della bellezza. Senza onestamente. Un'altra cosa che mi sembra. Prego, Monica, prego. Che mi sembra, diciamo, certo, almeno il sentire comune. Cioè, riscontro un entusiasmo privo di recriminazione, privo di rancore. Cioè, nessuno sta a pensare ai punti che il Napoli ha perso. Tutti stanno a pensare a quanto questa squadra ha dato nei momenti di grande difficoltà, all'impegno che questa squadra ci ha messo. Ecco, non riscontro recriminazione, rammarico, questo no. Umberto, ma che soprattutto cosa... No, ma soprattutto, perdonami, ma vai, questa città non ha più voglia, non ha più bisogno della retorica che venga raccontata per quella che è. Sono totalmente d'accordo. Sono totalmente con tutte le contraddizioni di una città controversa, piena di... Posso portare piena un esempio? Piena di se stessa, che vuol dire piena di tante cose. Ma raccontiamola per quella che è e basta sta cartolina che poi si presta al dileggiamento di chi ci guarda da fuori. Voglio raccontare solo un aspetto e poi passo la parola a Chiariello doverosamente. Io vivo nella zona, diciamo, del centro direzionale, perché un po' tutte le mie attività sono qui, quindi mi conviene vivere qui. E mi trovo spesso, pure per motivi di lavoro, a dover prendere un treno, andare a Roma, Milano e così via. La stazione di Napoli è diventata e sta diventando, non dico un gioiello, perché poi sarebbe eccessivo definirla un gioiello, però stiamo parlando di una stazione di una normale città europea di media grandezza quale è Napoli. Non c'è più quel racconto dove tu scendi a Napoli, arrivi a Napoli e vedi, oh mio Dio, sono arrivato a Napoli. No, onestamente è una stazione normalissima, con dei parcheggi che stanno diventando sempre più ampi, tante gallerie commerciali, i prodotti tipici campani che sono una straordinaria eccellenza. È tutto terribilmente normale. Quindi voglio dire, mi sento sotto questo punto di vista di dire che parliamo di una città che sotto questo punto di vista è molto più avanti anche del racconto che ne facciamo. Umberto? Che posso dirti? Io in questo momento sospenderei ogni giudizio piuttosto, perché ognuno di noi parla dal suo osservatorio personale, che non è un osservatorio scientifico, ma è solamente un portato di sensibilità individuale. Quindi, non avendo dati scientifici su cui poter misurare quella che è la situazione attuale, ognuno di noi porta la sua esperienza. Se mi fermano 10 persone stamattina e mi dicono «Dottor, non ce la facciamo», nuovo in gym, io sono convinto che c'è scetticismo. Se io incontro 5 persone, tutto chi sta l'anno buono, c'è un grande entusiasmo. Non c'è nulla di comprovabile in quello che diciamo. C'è solo da dire il fatto che finalmente la gente torna allo stadio. Almeno quello è un dato reale da poter, su cui poter parlare.
Monica, perché non c'è ancora il sold out totale? Solo questo ti chiedo. Perché mancano ancora all'appello, abbiamo fatto altri conti, 300-400 biglietti. Che tu dici, vabbè, ma sono 300-400 biglietti, probabilmente li venderanno. Sì, però a Milano il sold out lo fanno subito, a Roma il sold out lo fanno subito. Perché mancano questi 300-400 biglietti, secondo guarda, te? Guarda, io posso dirti una cosa. No, ma è proprio per cercare il pelo nell'uovo, eh. È proprio per cercare il pelo nell'uovo. No, intanto sono d'accordo con Umberto che ciascuno di noi naturalmente guarda dal proprio osservatorio personale, però, come dire, siamo quattro persone, abitiamo in posti, immagino, differenti, lavoriamo, immagino, in posti differenti, per posti intendo zone della città, probabilmente frequentiamo anche ambiti differenti, quindi, come dire, già la unione dei nostri punti di vista può essere, diciamo, interessante per capire l'umore delle persone. Quanto alla mancata, al mancato sold out per ora, io sì, guardo Milano, guardo altri stadi, però pensiamo anche che fino a qualche mese fa, al di là del Covid e quindi al di là delle restrizioni, ci siamo trovati a non riempire uno stadio neanche di 5.000 persone con la Salernitana, per cui, cioè, come dire, guardiamo quello che sta accadendo e quindi i progressi che questa tifoseria sta facendo, la consapevolezza, la comprensione che deve essere vicino a questa squadra. Guardarsi, però una cosa, Monica, possiamo dire, no? un dato di fatto, lo possiamo dire, negli anni passati, in epoche diverse, e siamo testimoni, che siamo da tanti anni che seguiamo il Napoli, è stato sempre il pubblico a trascinare la squadra. Quest'anno c'è un'inversione di tendenza, è la squadra che sta trascinando il pubblico, perché fino a poco fa ci chiedevano sicuramente, però ti riferisci a anni passati, perché sono già 3-4 anni che questa città non trascina più la sua squadra, quindi rispetto agli ultimi 3-4 anni io lo trovo un passo in avanti, e probabilmente è stata grande merito alla squadra, a Spalletti in particolare, di essere riuscito dove i suoi recenti predecessori, e non parlo di Sarri, ma quelli che sono venuti dopo, non sono riusciti. Ah, su questo dubbi non ce ne sono, però tempus fugit, quando si chiacchiera in amicizia. Io vi devo salutare perché ho degli obblighi pubblicitari, però ringrazio davvero di cuore Monica Scozzafava e Francesco Modugno, grazie ad entrambi. Ciao, grazie a tutti. Voi, grazie. Ciao. Grazie ad entrambi. Allora, pochi secondi, stop and go e ripartiamo. Fabiano Santa Croce, buongiorno. Buongiorno. Come stai, Fabiano? Come tutto va? Bene. tutto bene anche a me. Fabiano, qua c'è fibrillazione. Però c'è questo sentimento contrastante. Da un lato, sai, c'è la sensazione del 2018, e mo adesso ci vogliono far illudere un'altra volta, e poi il cetriolo, no? Finisce sempre lì. E invece dall'altro lato c'è la speranza di dire, stavolta ce la facciamo, dai che ce la facciamo, perché la squadra ci crede, Spalletti ci crede, eccetera, eccetera. Come si pone Fabiano Santa Croce, che ormai è napoletano acquisito e tifoso del Napoli senza ombra di dubbio? Che è dura, che è molto dura, però è possibile. Guarda, penso, come campionato, penso che questo sia il più imprevedibile, perché tutte le squadre possono lasciar punti e sono sicuro che non ci sarà la squadra che vincerà tutte le partite. Quindi ci saranno sorprese fino alla fine. Umberto, prego. È più dura per il Napoli con la Fiorentina o per il Milan a Torino? O la stessa Inter con Verona? Allora, il Napoli sicuramente affronta come squadra, la Fiorentina è forte, molto forte. È una squadra che gioca a calcio, anche se ha due assenze molto importanti per loro, ma hanno un allenatore che fa giocare la squadra a calcio e che sa farli girare bene. Ovviamente il Napoli è più forte, quindi se il Napoli gioca come sa, con la stessa determinazione e voglia, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno, ma parliamoci chiaro. Le difficoltà della sfida con la Fiorentina nascono anche da un fattore
particolare, che è quello del Maradona, perché il Napoli ha fatto più punti in trasferta che in casa, perché in casa ci sono state le cadute più fragorose, perché anche il Milan, al pari del Napoli, soffre tra le mura amiche e sembrano due squadre che l'appuntamento interno hanno difficoltà un po' di più ad affrontarlo, tant'è che le ultime due vittorie che hanno regalato la possibilità di andare verso questa corsa scudetto in maniera bella, viva, possente e poderosa sono state quelle contro Verona e soprattutto Atalanta, tutte e due in trasferta. La partita in casa contro il Milan, che doveva certificare la corsa scudetto del Napoli, è stata una partita persa, e anche non certamente in una maniera, come dire, giocato in una maniera brillantissima. Mi spieghi questo fattore che accomuna Napoli e Milan dal tuo punto di vista? Guarda, io inizialmente pensavo fosse più per il fatto che Napoli tante gare non le ha giocate con il pubblico vero del San Paolo, perché c'era un po' di distaccamento, si era creato già dall'anno scorso e già da un po' di anni un po' di distaccamento tra la società e quello che era il pubblico napoletano. Quindi ora però si è ricreata un attimo e ho visto il Maradona pieno, e l'ultima partita che abbiamo giocato in casa, e gran parte del merito io lo do al pubblico che li hanno sostenuti fino alla fine. Quindi secondo me da adesso si vedrà un altro tipo di gare al San Paolo, perché al Maradona, perdonatemi se continuo a sbagliare nome, è l'abitudine. Capita a tutti, a proposito di abitudine, eri abituato a stoppare, ad annullare i centravanti avversari. Quanto sarà difficile contenere uno tra Cabral e Piontek per Koulibaly e collega di reparto che verosimilmente sarà Rachmani che rientra alla squalifica? No, il fatto è che quanto sarà difficile per Piontek e Cabral riuscire a superare i due centrali del Napoli. Hanno dimostrato quest'anno di essere veramente fortissimi, e vabbè, di Koulibaly è inutile parlarne, però Rachmani mi ha proprio stupito, perché è un continuo crescere e mi sta piacendo tantissimo. Il problema non è la difesa o la fase difensiva, il problema è più davanti, se riusciamo a fare gol. Ora stiamo un poco migliorando rispetto al gioco che abbiamo avuto nelle scorse partite, speriamo di vedere anche una bella partita. Speriamo di vedere una partita nella quale ci possano essere contenuti tecnici elevatissimi e soprattutto la possibilità per la Fiorentina di dover, anzi, la possibilità per il Napoli di far in modo che la Fiorentina debba seguire con attenzione Osimhen. Oggi si è allenato in gruppo, sulla sua presenza a questo punto non ci sono più dubbi. Come cambia la partita della Fiorentina con o senza Osimhen per il Napoli? Che Osimhen è imprevedibile, cioè Osimhen è un giocatore imprevedibile, ma sia per i compagni che per gli avversari, quindi non sai mai il movimento che ti va a fare, non sai mai quale palla ti va a cercare. Questo lo rende ancora più difficile nell'essere marcato. Sono curioso di rivederlo e speriamo ci faccia sognare con qualche altro gol che ora più che mai servono tantissimo. Sì, direi proprio di sì. Comunque voi lo sapete, no, che Fabiano torna in nazionale? Ma come torna in nazionale? Ma che dici? La nazionale del Regno della Sicilia, Fabiano Santacroce è uno dei punti di forza. Ma è vero, Fabiano? Diciamo che ne ho fatto parte, ora stiamo, no, sto parlando per vedere. Da però Fabiano bravo, no, ma io avevo pure il nonno siciliano, quindi c'ho anche parte del mio sangue siciliano. Che meraviglia. Oramai sì. Che meraviglia. Fabiano, grazie ovviamente, buon lavoro, buona giornata. Di cosa, figuratevi. Ciao, un saluto a tutti. Ciao. Grazie a Fabiano Santacroce, che è nato a Camassari. Sì. Camassari. Cittadino del mondo, se ce n'è uno. Sì, Camassari.
Camassari, però è cresciuto tra Como e Brescia, che non è proprio regno delle due Sicilie, che non è esatto. Beh, Como e Brescia no, non so, il regno delle due Sicilie. Scarlato, Scarlato, Calaiò, Santa Croce, e Mora, e Mora sono titolari della nazionale del Regno delle Sicilie che farà questo torneo a Nizza a maggio. E che forse in Serie D potrebbe anche ancora dire la loro, Forse in panchina, se ho capito bene, potrebbe essere come allenatore Gennaro Iezzo, e portiere under di questa nazionale potrebbe essere tale Giorgio Chiarelli. Addirittura! Potrebbe, la proposta è arrivata, se il presidente della Neapolis darà il nulla osse a Giorgio, farà piacere, può darsi che parteciperà. Beh, sarebbe una bella esperienza, voglio dire, poi sai, in Costa Azzurra, magari ci potessi andare io in Costa Azzurra, sarebbe divertente. Infatti avevo proposto che come portiere di riserva, nel senso proprio molto pur riserva, come portiere del palazzo, vado io. Ma pure come portiere del palazzo, beh, ci andavamo insieme, facevamo una bella figura. Ma con te mai, mai. Come mai? Ma perché? Mai. Ma perché? Perché io sono tradizionalista, non voglio questa folla di... Ma dove? Dubbia provenienza. Ma ti porto io, fammi fa. Vabbè, pochi secondi, dai, ripartiamo. Riparte la nostra diretta. Andiamo a riprendere quello che è stato, evidentemente, il report dell'allenamento del Napoli di oggi. L'unica vera notizia che c'è oggi è che Osimhen ha svolto l'intera seduta con il gruppo, come ci diceva magicamente Francesco Modugno in precedenza. Osimhen è così. Lui fa quello che vuole, si è allenato con il gruppo, ha deciso che c'è, punto e basta. Quindi Osimhen ci sarà titolare contro la Fiorentina nella giornata di domenica, quando il Napoli al Maradona alle ore 15 incrocerà i viola. Onas e Petagna hanno svolto allenamento personalizzato in palestra e in palestra in campo e hanno fatto terapie, quindi no, non li vedremo. Mal qui personalizzato in palestra e in campo, questo è un problema, ma non perché non ci sia fiducia in Zanoli, anche se la seconda partita, la terza partita da titolare per un giovane sono sempre quelle più toste, però è chiaro che, Dio non voglia, tu ne abbia bisogno, però hai un solo terzino di ruolo, poi c'è la possibilità di adattare Juan Jesus, c'è la possibilità di adattare Tuan Zebe, va bene, ma non sono terzini. Di Lorenzo, piscina e palestra, e speriamo possa rientrare per la Roma, ma è una speranza e non è certamente una certezza, mentre come detto Osimhen ha svolto l'intera seduta con il gruppo e quindi va da sé che potrà tranquillamente esserci. Però, caro Umberto, noi siamo in un momento nel quale possiamo dare come Radio Punto Nuovo una grande anteprima, perché tra una decina di minuti circa il presidente De Luca parlerà ai cittadini campani. Parlerà ai cittadini campani, ha deciso di farlo qualche minuto prima solo per gli ascoltatori di Radio Punto Nuovo. Sai come si chiama tecnicamente questo? Sì. Come si chiama? Avanspettacolo. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buonasera a tutti. Presidente. I miei cari sudditi e concittadini. Presidente, Chiariello non crede in lei. Chiariello, Umberto, non so se lo conosce, è amico di una persona a lei nota, Peppe Iannicelli, un suo grande sostenitore, però Chiariello non crede in lei. Sono persone che hanno fatto assembramento anche durante il primo lockdown, loro due già creavano problemi quando c'era la pandemia. Comunque, mi anticipo i temi del mio intervento. Bene. Ho sentito degli imbecilli criticare la nuova piazza municipio. È uno spettacolo. Una colata di cemento che unisce in un ideale abbraccio orgiastico Palazzo San Giacomo e il porto. Dicono ma non ci sono gli alberi a Tuboschi Capodimonte. Presidente! In estate potete portare gli hamburger, le salsicce, le mettete lì e mi fate una grigliata. Presidente, ma che dice? Ma non si possono cuocere gli hamburger sul cemento! Ad agosto come a Pasquetta lì. Evitate di andare in quei posti da chi ci sta lo chef che butta il sale. Mi mettete lì sul pavimento 5 minuti e vi ha ricreato. Io non so veramente napoletani, salernitani, pelinisi che cosa vogliono. Io ho tratto spunto anche da una cosa. Ieri ho rivisto un grande classico del cinema. Quale? Lo squalo di Spielberg. Ah! Che bello!
Che bello. Il mio sogno è mettere uno squalo del genere a Licola. Che pulizia si farebbe, Cafurizeo, con le famiglie che fanno quei pranzi natalizi ad Agosto, i Momignani, i frittati mancheri. Presidente, non può mettere gli squali a Licola. Metti uno squalo del genere, risolvi il problema del traffico, della disoccupazione. Non è detto che non ci pensi. Presidente, allora, io voglio sapere, presidente, da quando lei fa uso di stupefacenti? Perché le sue dichiarazioni sono più che stupefacenti. Presidente, presidente, ma le posso fare una domanda? Le piace Campania Sport come trasmissione? Famoso editto che fermava Marco Giordano, io non l'ho visto ancora. Questo è vero. Allora, io la vedevo dal 91 e c'ero affezionato in quanto tifoso della Serenità. C'ero affezionato perché loro esordirono nel 90 e il Napoli perse in casa col Cagliari. Quindi, da buon simpatizzante dei colori granate, non di quelli partenopedici, qua questi conviene seguirli, portano bene. Napoli perse in casa col Cagliari dopo che aveva vinto il secondo scudetto. Poi in pandemia io ho fatto una serie di provvedimenti elusi, poi sono un assembramento vivente, ma purtroppo non ci sono state multe, decreti. Presidente, no. È appena arrivato, e giuro è vero, un messaggio al 380-127-2000. Dite a quel gran giornalista di Chiariello che il grande Carlo Ancelotti sta primo in Liga con 12 punti di vantaggio e ha dato spettacolo a Londra. La sua crociata per mandarlo via da Napoli lo ha salvato dal far fare ad Ancelotti tante figure di M puntini puntini. Chiariello non ne azzecca una ogni anno. Sarebbe bello sapere anche che cosa ne pensa mister Ancelotti di tutto questo. Beh, voglio offrire una coppa dei saluti, dei cigoli a questo ascoltatore, sperando che non sia Massimiliano Gallo, ma che ci sia ancora qualcun altro che rivaluti il mio periodo partenopeo. Sono successe tante cose belle quando sono venuto a Napoli, tipo? Dell'ironia, però tipo? La pizza da Michele, ripeto, potrebbe fare un po' più di varietà. Poi un po' fastidio che tu ti fieri vicino a degli sconosciuti e magari io stavo parlando di calcio liquido e stavo con uno tipo Peppuri Giullaro, però per il resto Umberto, che vuoi dire? Volevo sapere cosa ha fatto domenica mister Gattuso, ha vinto, ha perso, dove sta allenando? Aia, questa è ironia, questa è cattiva ironia. Ma Umberto tira sempre queste frecciate che lasciano il tempo che trovo. Io posso dire, io sto facendo un grande tifo per il Napoli, che sta centrando un obiettivo. Che, però io ripeto le mie perplessità, questa squadra non vede il veleno, non mi sembra che fiuti il pericolo, quindi i cavalli si vedono all'arrivo, anzi come dicono dalle mie parti, i saraghi si vedono all'arrivo, vediamo che cosa riuscirà a fare. È sempre muro a muro con l'ospedale, o sta bene? I saraghi si vedono. Siamo muro a muro col CTO, perché qua ogni giorno se leggi un report dell'allenamento del Napoli pare di leggere il Vietnam. Bene, detto questo, Marco Bruttapasta, ti vogliamo bene. Buonasera, è reciproco. C'è dell'affetto. Marco, io sono disposto a una visita specialistica neurologica. Io lo so che tu hai un passato traumatico. Ma non è nella vero. Tua vita hai avuto a che fare con Liberato Ferrara. Io lo so che sono traumi dai quali non ti si riprende facilmente. Ma no. Hai avuto a che fare con Cosimo Spera. Insomma, tu hai avuto mi ha portato un collega in una salsamenteria di Marane, purtroppo beviamoci una bottiglia di vino che a calici qua non si legge, quindi questo è una bottiglia meraviglioso. Meraviglioso, meraviglioso tra livelli di Bucocchi. Io mie domande dico, no, perché ho fatto questo grave errore di farvi conoscere a tutte e due? Questo è stato il grave errore. Però detto questo, Marco, ci sentiamo domani per il bollettone. Grazie. Già sto preparando i pronostici. Molto bene, a domani. Ciao. Ciao, grazie a Marco Buttapasta. Ci dobbiamo fermare per l'ultima volta, poi c'è l'Edito Napoli e poi sentiamo il vero presidente De Luca. E allora Umberto, dai, senza tergiversare, andiamo subito con il tuo Edito Napoli. L'Edito Napoli. Il punto sul Napoli di Umberto Chiariello.
chiaro ed evidente che il tema del giorno è la verifica delle condizioni fisiche di Victor Osimhen. È vero che a Bergamo il Napoli ha giocato di squadra, senza di lui è riuscito a vincere e a fare anche 3 gol, ma a gioco lungo i punti con Osimhen sono tutt'altra cosa che i punti fatti senza Osimhen, e la sua presenza diventa decisiva nella corsa scudetto, anche perché c'è un dato di fatto che gioca fuori del Napoli ed è quello che sto dicendo da inizio campionato. Il motivo per cui ho delle remore, chiamiamoli così, dei punti di scetticismo, delle chiazze di scetticismo pure nei confronti dei milanesi, deriva dal fatto che ho sempre pensato che quando ti affidi a un centravanti molto anziano, anche se ne compri di più di uno a pacchi spusi, alla fine paghi dazio. Qual è la differenza tra un centravanti anziano e un centravanti giovane? Secondo voi un uomo nell'epoca di oggi, intorno ai 40 anni, non è in grado di essere un atleta? Lo è senz'altro. Non è più forte della testa? Lo è senz'altro. E allora perché riportiamo a rischio questo tipo di giocatori di una certa età, calcisticamamente parlando? Perché è un problema di fibre muscolari. Un calciatore che arriva a quell'età, al di là che perde lo smalto, lo spunto, perché è un fatto biofisico-vegetativo, quello della fibra muscolare che perde resistenza, perde elasticità, perde irrorazione, sono tutti fattori che rallentano le prestazioni, per cui tu a 20 anni hai uno spunto di corsa 10-2 per dire, e a 40 non puoi essere 10-2-10-1, ma sarai 16-17, e non è neanche tanto quello il punto, è un problema di usura. E quindi il calciatore che ha questo tipo di situazione di età anagrafica non può reggere una stagione. Il Milan ha ragionato, ne prendo due al prezzo di uno, nel senso io faccio Ibra più Giroud, bene o male uno dei due mi regge, e male che va c'ho Rebic terza scorta, terza scelta. Il ragionamento ha funzionato abbastanza, perché Giroud ha dato quello che Ibra non ha dato. Alla fine entrambi hanno fatto 8 gol a testa, 16 in 2, l'anno scorso Ibra ne fece 15 da solo nel giorno di andata, poi scomparve però. Però poi succedono partite come con lo Spezia, dove fai fatica a vincerla, poi lascia stare l'arbitro. Con l'Udinese, dove fai fatica a vincerlo, poi lascia stare l'arbitro. Col Bologna, dove fai fatica a vincere e non vinci. E l'Inter con Zego, peggio mi sento, perché è vero che di scorta c'ha Sanchez, che non è neanche lui un ragazzino per niente, e Correa, però un altro con le caratteristiche di Zego non ce l'ha. E quindi nella corsa a scudetto, quando arriva la volata di primavera, quando a marzo bisogna sgasare a tutto andare, e Napoli c'ha la freccia, giovane, forte, entusiasta, che ha tutto al posto giusto e che può volare e far volare. Gli altri hanno il motore ingolfato. Questo è il motivo di fiducia maggiore che fa pensare che il Napoli possa dire la sua in questa corsa a scudetto. Grazie Umberto, ci ritroviamo domani, stai qua, stai in studio, che bello, ci possiamo dare i baci. O io tu, stai a casa. No, adesso sia negativi e positivi. Quindi negativi e basta. Vabbè, possiamo stare accanto. Domani vado via prima però. No, dove vai? Resta. Che già faccio a sta gente? Dove gridare forte, resta. No, non si può. Montano, per favore, questo scempio, ma vogliamo vogliamo chiamare l'ambulanza ogni tanto, cioè vogliamo fare qualcosa, dico io. Tra poco questo parte che canta. Per fortuna, tra poco parte il blocco. Vabbè, che andiamo. A domani. Ciao, stati bene. Ciao. Grazie ad Umberto Chiariello, grazie ovviamente ad Alessandro Montano. Ciao Ale, a domani. A domani alle 13. Poi fammi segno quando parte De Luca. Ecco, è partito. Allora, grazie anche a Giovanni Annunziato, ovviamente dopo la conferenza del presidente, parole e microfono. A Lucio Belmonte.